Buonasera e buona festa dei lavoratori dalla redazione del TG6. Del 1 maggio parliamo in questo servizio di apertura per gli esercenti della Movida. È stato un test che preannuncia come sarà l'estate del 2024. Ci troviamo a Pescara, arrivano critiche sferzanti alla giunta Masci da parte di alcune associazioni. I dettagli nel servizio. Non esiste 1 maggio senza un concerto all'aperto. Sono state poche le manifestazioni programmate nelle 4 province abruzzesi e Pescara, che avrebbe dovuto rappresentare la location ideale per un grande evento, non ha certo fatto meglio. Piazza Salotto è ancora occupata dall'attenzio struttura della festa di Fratelli d'Italia, che insomma ha già suscitato le polemiche del caso, e poi ci sono i cantieri su Corso Umberto. L'amministrazione ha ribadito in più di una circostanza la priorità degli interventi e la peculiarità dei finanziamenti. Restava giusto il quadrilatero della Movida con il centro in piazza Muzzi, ma qualcosa è andato storto nell'ultimo consiglio comunale. Dovremmo chiedere alla giunta Masci, perché noi abbiamo proposto osservazioni già in data agosto 2023 che prevedevano una variazione all'attuale piano di risanamento acustico per permetterci di fare almeno un evento a Ferragosto, un evento a Natale e nei giorni di festa. E naturalmente organizzando privatamente noi esercenti a nostre spese per il beneficio della città tutta. Il quadrilatero però è bloccato sotto questo punto di vista, non ci è concessa l'autorizzazione, sono ormai 5 anni che la situazione è così. Questa sarà la sesta estate senza eventi in Piazza Muzzi, un po' per problemi legati al Covid, ma principalmente per problemi legati alla giunta Masci, che vede nel divertimento e nell'intrattenimento un problema e non un fenomeno. E ora ci sono le elezioni amministrative di mezzo. Doveva essere approvata la deroga al piano di risanamento acustico, che ha ottenuto il sì dell'ARTA, sebbene con delle limitazioni. Questo cavillo lo possiamo interpretare come una svista in buona fede o come un errore intenzionale. Capendo l'antifona, insomma, il nostro punto di vista è chiaro. Era intenzione quella di rimandare la decisione a metà luglio, proibendo però così di fatto alla città di organizzare eventi per tutta la durata dell'estate. Come intendete procedere? Sarà difficile adesso, dovremo aspettare sicuramente la nuova giunta e niente, sarà l'ennesima estate senza eventi in centro. Ci affidiamo agli artisti di strada. L'autorizzazione in comune e gli viene rilasciata all'istante, si possono esibire fino alle 9 di sera, possono scegliere il posto, il punto preferito dove esibirsi, quindi tecnicamente siamo noi esercenti a non poter organizzare eventi, speriamo però che gli artisti ci vengano incontro. Poco o nulla possono fare gli artisti di strada per i balneari italiani. Il Consiglio di Stato ha infatti deliberato lo stop alle concessioni. La SIB Abruzzo chiede una legge, ma ci racconta tutto nei dettagli. Paolo Renzetti. Il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024. Il Consiglio di Stato si richiama ai principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale. I balneatori abruzzesi non ci stanno. Ci serve una legge subito per mettere a tacere tutte queste discrepanze giuridiche che ci stanno, e poi vogliamo dire, questo è un altro schiaffo che ha fatto il Consiglio di Stato al governo italiano, alla politica italiana, perché per mettere chiarezza all'interno delle aree demaniali, cioè sulle concessioni, c'è bisogno di una legge, al di là della mappatura, non mappatura, tutto quello che ci sta all'indennizzo, ma bisogna fare una legge. Senza una legge si rischia di chiamarci abusivi. Questo non se lo può permettere il popolo dei balneari. Ai nostri microfoni anche chi ha speso e investito per rimodernare il suo stabilimento balneare. Noi abbiamo superato i 200.000 euro solo per dei piccoli accorgimenti. Più ci siamo tenuti personale perché non potevamo perdere questa risorsa. E adesso arriva questa spada, l'ennesima del
il Consiglio di Stato che ci dice che siamo abusivi, ma io ho un titolo a tutti gli effetti. Spero che adesso la politica ponga rimedio. L'attività politica in questo momento veramente è scarsa, non la spiaggia, è scarsa l'attività politica, è scarso il governo in questo contesto, è scarso su tutto. Il Consiglio di Stato ha dato uno schiaffo. E noi diciamo, ma guarda un po', ma lo Consiglio di Stato che fa le leggi o le fa il Parlamento? Noi dobbiamo andare a votare. Chi andiamo a votare? Allora andiamo a votare i giudici. Chi andiamo a votare a fare questa gente qua? Questo è il tema. Come si fa le gare e come non si fa le gare? In autorità portuale le evidenze pubbliche si fanno tutti i giorni, non è un grande problema. Però si devono scrivere i criteri. Questi criteri si vogliono scrivere seriamente. Allora ci sono stati parlamentari che hanno preso in giro buona parte della nostra base, hanno messo in giro un sacco di frottole dicendo a destra e a manca, e oggi quelle persone che hanno promesso e balneare, che affrontavano i problemi, sono fuggiti, vi dovete vergognare, avete preso in giro un sacco di balneare dicendo, facendogli credere la luna, vi dovete solo vergognare, dovete fare una legge, subito! I professionisti del turismo attivo ed esperienziale tornano ad organizzare un flash mob sull'attrattività dell'Abruzzo, a promuovere l'iniziativa che si terrà venerdì 3 maggio in tutta la regione Federpate e Confesercenti, gli operatori del settore. Il turismo passa anche attraverso la cura e l'attenzione civica ai territori. Questo è il senso dell'appuntamento di Abruzzo attrattivo dipende da noi. La bellezza di questa regione dell'Abruzzo e la potenza attrattiva turistica dipende anche dalla qualità del patrimonio ambientale e culturale. Ogni cittadino, ogni operatore turistico, ogni professionista, ogni amministratore è invitato a dedicare un'ora del nostro tempo, del suo tempo, venerdì 3 maggio, per ripulire un angolo del cuore e postare attraverso foto e video di quell'azione, taggando la pagina Federpate Abruzzo Attrattivo con l'hashtag Abruzzo Attrattivo dipende da noi. Questo genererà una viralità e un flash mob diffuso. Un'ora del nostro tempo, insomma, da dedicare all'Abruzzo e da condividere con foto, video, dirette, per offrire un momento esperienziale, verrebbe da dire, costruttivo, un esempio da seguire attraverso un piccolo gesto che diventa un grande esempio. L'Abruzzo è la regione che probabilmente ha il dovere morale più alto rispetto a qualsiasi altra regione di fare qualcosa per il proprio territorio e per il proprio modo di essere ambientalisti. Perché siamo una regione con la più alta percentuale di industrializzazione del centro-sud Italia, ma siamo anche la regione con la più alta percentuale di parchi protetti, oltre il 35% di territorio protetto. Questo ci pone sicuramente a livello italiano, ma probabilmente anche a livello europeo, proprio come coloro i quali hanno il dovere morale di trovare la giusta sinergia, la giusta sensibilità tra modernità e ambiente. Tocca a noi e dobbiamo farlo, e lo facciamo ben volentieri. E lo facciamo con un hashtag. Abruzzo attrattivo dipende da noi, sì, è vero. E adesso una bella notizia, è partito finalmente, diremmo, il conto alla rovescia per la riapertura dell'Ennaia di Pescara. Una buona notizia, lo ripetiamo, anche per i lavoratori della struttura di Viale Riviera Nord. È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura delle piscine Lenaia di Pescara. Possiamo dire che comunque questa è una buona notizia, attesa da tempo, ma una buona notizia. Senz'altro una buona notizia, una notizia, voglio dire, che era attesa, come giustamente ricordavi. Speriamo, voglio dire, che sia una notizia definitiva, perché siamo abituati purtroppo nel tempo a aver visto aperture e chiusure. Tutto lascia presagire che ci sarà un percorso lungo e quindi di lungo respiro per la struttura, ma chiaramente, insomma, per i lavoratori che ci lavorano dentro. Attualmente sono stati già ricontattati, alcuni stanno prestando già l'attività per il riordino e il ripristino, e quindi siamo sulla rampa di partenza, speriamo che questa rampa ci porti molto lontano. Una riapertura graduale sotto il controllo diretto, lo possiamo dire, della regione Abruzzo? Sì, attraverso la fiera è un'apertura graduale. Speriamo, voglio dire, che questa gradualità via via e con il contributo chiaramente che proveremo a dare, a sollecitare, sia poi riguardi l'intera struttura, proprio perché comunque quella è una struttura che oggi dà lavoro ai 10 persone che erano le persone storiche che ci lavoravano dietro, potrebbe dare tanto, ancora tanto lavoro.
Ecco, una bella notizia per chiudere, segretario, oltre che per i lavoratori, anche per le tante associazioni sportive, le società sportive che con i loro atleti nel tempo hanno fatto attività proprio presso le piscine e le Naiadi. Sì, senz'altro, pure per loro è sicuramente una bella notizia, una bella notizia per le associazioni, una bella notizia per i lavoratori, una bella notizia insomma per tutta la cittadinanza. Lo ripeto, speriamo, voglio dire, che ci sia un'attenzione, che non cali appunto l'attenzione, i riflettori su questo problema, insomma su questa realtà, perché è una realtà, voglio dire, che ha dato tanto storicamente, può tornare a dare molto sia in termini di visibilità, voglio dire, che anche di turismo e di lavoro ovviamente. Lo dicevamo in apertura di questa finestra informativa, sono pochi gli eventi organizzati per questo primo maggio, ma Pescara non rinuncia a un evento, il lavoratore ideale organizzato dal periodico Cronache Abruzzesi. La Sala Tinozzi della provincia di Pescara ha ospitato questa mattina la 23esima edizione del Lavoratore Ideale, l'iniziativa organizzata dal periodico Cronache Abruzzesi diretto da Paolo Minnucci. Anche quest'anno c'è stata la fattiva collaborazione dei sindacati, tanti lavoratori che hanno ricevuto un riconoscimento. Un pensiero ai giovani affinché i loro desideri possano essere realizzati attraverso un percorso meritocratico, democratico. Il lavoro è di tutti ed è per tutti e così vogliamo omaggiare i lavoratori che sono in cerca di occupazione, quelli che lo hanno perso, quindi la nostra speranza è quella di avere un risultato buono per loro. Noi stiamo portando avanti una politica di assistenza ai lavoratori rinnovando i contratti, diversi contratti in questi ultimi tempi sono stati rinnovati e oggi è una giornata importante perché ogni tanto dobbiamo ricordarci che i lavoratori e le lavoratrici sono fondamentali per la nazione, perché senza il lavoro e senza chi produce difficilmente si può andare avanti. La giornata di oggi ha rappresentato anche un momento di riflessione sulle morti e sugli infortuni sul lavoro. La festa del lavoro dovrebbe essere una festa, però non dobbiamo dimenticare i 1041 morti sul lavoro dell'anno scorso e i 4 già in Abruzzo in soli 3 mesi, in soli 4 mesi dall'inizio dell'anno, e gridano vendetta, quindi bisogna trovare il sistema per incentivare soprattutto l'assunzione di ispettori del lavoro. Ci dovrebbero essere più ispezioni del lavoro nei cantieri, bisognerebbe che anche la normativa che riguarda gli appalti venga estesa al privato, così come già c'è quella nel pubblico che è abbastanza rigorosa, e bisognerebbe introdurre nel codice penale il reato di omicidio sul lavoro, perché sta diventando una mattanza e noi non possiamo permetterci come sindacati che ci sia più un solo lavoratore che muoia per andare a lavorare. La CGIL ha lanciato la proposta di 4 referendum per migliorare e gestire oggi il lavoro nel Paese. I salari in questo Paese non sono tali e tanti da poter soddisfare le necessità delle persone che lavorano. C'è una precarietà diffusa che è incentivata dall'utilizzo di forme contrattuali precarie esagerate rispetto alle necessità del Paese, tanto è vero che come CGIL in queste settimane abbiamo lanciato una campagna referendaria che ha l'obiettivo di restituire la dignità al lavoro, raccogliendo 4 referendum proprio per cercare in qualche maniera di arginare la precarietà nel lavoro, di restituire la dignità nel caso di licenziamenti illegittimi e quindi ripristinando l'articolo 18 per la reintegra sul posto di lavoro, e negli appalti impegnare il committente a una responsabilità solidale quando ci sono dei problemi di infortunio ma anche di salario. Restiamo in tema di eventi, ma andiamo a Chieti per il Maggio Teatino, che vedrà anche la celebrazione del Santo Patrono in Piazza San Giustino. Paolo De Cesare, torna il programma del Maggio Teatino come ogni anno. Quali le principali novità? Ma anche quest'anno abbiamo lavorato in cooperazione con le associazioni culturali, per le quali abbiamo aperto un avviso pubblico, un calendario istituzionale di grande valore con un'offerta culturale importante, tantissimi eventi, tantissime iniziative dal mondo dell'arte al mondo della lettura e della letteratura al mondo del teatro, della recitazione, insomma veramente ogni forma di cultura sarà presente in questo corposo cartellone del Maggio Teatino. Ma soprattutto torniamo finalmente a festeggiare e celebrare il nostro Santo Patrono in Piazza San Giustino con un programma di rilievo.
Proprio in Piazza San Giustino ci saranno i Vasco Mania Band Cittadina, ma insieme a loro i Gemelli Diversi. Sì, abbiamo affidato l'apertura di questo evento nella ritrovata e rinnovata Piazza San Giustino a una band ormai affermatissima che ormai ha sfociato fuori al confine regionale, che è il gruppo Vasco Mania, appunto, di Chieti, e che aprirà questo evento, che poi porterà sul palco di Piazza San Giustino la famigerata band dei Gemelli Diversi, il gruppo che anche quest'anno era presente a Sanremo. A seguire ci sarà questo format internazionale che si chiama Magia 90, con famosi DJ e intrattenimento ricordando gli anni 90. Questa offerta è per i più giovani, visto che peraltro quest'anno San Giustino cade in una giornata prefestiva quale sabato 11. Nel prossimo servizio curato dal nostro Stefano Recanati scopriamo come sia possibile partire dalle tradizioni di Loreto Apuntino e costruire un vero e proprio sistema di integrazione tra culture e religioni diverse. Protagonisti, i ragazzi del progetto Sincrovestina. Aggregazione giovanile e lotta alla povertà educativa. Mira a questo Sincrovestina, il progetto avviato ad ottobre dello scorso anno a Loreto Aprutino e Montebello di Bertona, con l'obiettivo di creare un sistema educativo territoriale integrale deputato alla cura e alla crescita dei minori anche di culture e religioni diverse. Un valido contributo giunge dalla condivisione di tradizioni e feste locali. Così come è stato bello con loro incontrarci per il Ramadan, per la fine del Ramadan, adesso è meraviglioso incontrarci in questo momento con il Boi di San Sopito per far conoscere questa bellissima tradizione. La comunità di Loreto Aprutino si prepara a festeggiare il suo santo patrono, San Sopito. A meno di un mese, appuntamento per il 18, 19 e 20 maggio, cresce il fervore collettivo. Ogni mercoledì e venerdì al circolo ippico Aprutino le prove della sfilata del bue galante del Belvedere e dei canti dei vetturali sono un momento clou della festa che richiama tradizioni secolari. In questo periodo, un mese prima noi della festa, iniziamo queste prove. Queste prove servono principalmente a far sì che i bambini che ci vanno sopra e i genitori che gli stanno vicino si abituino a questo animale e l'animale impara a conoscere queste persone, perché lui non gli si deve insegnare nulla. Lui già sa fare tutto. Questa operazione che facciamo delle prove serve proprio a far socializzare il bue con queste persone che gli stanno intorno. La cultura come strumento di conoscenza e di pace. In questo senso va il percorso iniziato lo scorso anno per concorrere al riconoscimento di patrimonio immateriale UNESCO con il tema Buoi, Tradizioni e Uomini. Io ho anche auspicato, qualcuno mi ha detto, no, tu sei pazzo, pensare a questo, di far andare sul bue un bimbo musulmano. Mi sarebbe piaciuto che un giorno una famiglia di musulmani avesse dato la disponibilità a far andare un bimbo di loro. Questi paesi dove ci sono realtà diverse che si iniziano ad incontrare, è importante che si conoscano e che si capisca che si può benissimo convivere insieme laddove ci sono anche culture diverse, religioni diverse e anche punti di vista diversi, perché c'è sempre il modo di incontrarsi, conoscersi e quindi anche capirsi. E adesso apriamo la pagina dello sport. Con il ciclismo è stato presentato il team Enjoy Abruzzo, che prenderà parte all'edizione 2024 del Giro E, una e-bike experience organizzata da RCS Sport. La partecipazione al Giro e-bike con una squadra tutta abruzzese da parte della nostra regione, fortemente voluta dal presidente Marco Marsiglio, rappresenta una vera novità. L'obiettivo è quello di sviluppare l'appeal della regione attraverso attività capillari di marketing territoriali giornaliere verso il turismo attivo, scegliendo l'evento più importante d'Italia per promuovere il nostro territorio. Per dare ancora maggiore risalto all'indole ciclistica della regione, le bici che saranno usate dalla formazione abruzzese del team Enjoy Abruzzo saranno griffate con i nomi di altrettanti campioni abruzzesi che si sono distinti nella storia della Corsa Rosa, rendendo omaggio ad Alessandro Fantini, Vito Taccone e poi ancora Palmiro Masciarelli, Stefano Giuliani, Matteo Rabottini, Danilo Di Luca, Vincenzo Meco e Giulio Ciccone.
Abbiamo voluto partecipare a pieno titolo con una squadra proprio brandizzata dall'Abruzzo, sostenuta dalla Regione con l'ausilio di sponsor che ringrazio, premiate aziende del territorio. Voglio ringraziare Maurizio Formichetti e Claudio Di Dionisio che sono i team manager che gestiscono, hanno gestito tutta questa costruzione di questo progetto, e Alessandra Fiore che sarà il capitano. L'Abruzzo entra a far parte a pieno titolo della Carovana Rosa ogni giorno per nei 21 giorni in cui dura di fatto tutto il Giro d'Italia. In ogni tappa, dalla prima di Torino fino all'ultima, ci sarà sempre nel villaggio della Corsa Rosa la presenza della Regione Abruzzo, con questi stand, con il suo brand, con il suo richiamo al territorio, con la possibilità di far conoscere la Regione Abruzzo al di fuori dei propri confini e stimolare l'attenzione, la curiosità, la voglia di conoscere una terra che per il ciclismo è particolarmente vocata. Abbiamo voluto consolidare questo sodalizio con il giro e con il ciclismo in generale, perché le due ruote sono uno degli sport che più si addicono al territorio abruzzese. Il rappresentante della RCS in Abruzzo, Maurizio Formichetti, parla della manifestazione che vedrà la formazione abruzzese al via. Questa idea nasce a Milano quando io e il presidente Marsiglio andammo per verificare le possibilità di portare il Giro d'Italia ancora in Abruzzo in questo 2024. Insieme all'amministratore delegato decidemmo di far partecipare. Oggi siamo qui alla presentazione di questa squadra, di questo team, che poi la squadra ogni tappa sarà intercambiabile, nel senso che in varie tappe parteciperanno diversi attori e diversi amanti della bicicletta. Sì, farò la tappa che arriva a Francavilla al Mare. E con lo spirito di divertirsi, insomma. Ecco, qual è anche l'obiettivo, al di là del divertimento, di partecipare ad un evento comunque così importante che farà da apripista poi al Giro d'Italia? Naturalmente la promozione di turismo sostenibile, di viaggi in bicicletta della regione, e con invitiamo i turisti, ecco, di scoprire la nostra splendida regione. E passiamo al calcio. Domenica scorsa è calato il sipario su un campionato molto deludente per il Pescara. Proprio per questo non ci sono grandi aspettative sui play-off che scatteranno tra una settimana, ma ci racconta tutto Andrea Costantini. Mercoledì 7 maggio scattano i play-off di Serie C con le gare del primo turno e appena ieri la Lega Pro ha ufficializzato gli orari degli incontri. Pescara-Pontedera si giocherà all'Adriatico alle ore 20:30. Non ci saranno supplementari e rigori, la gara finirà dopo 90 minuti. Chi vince avanza, chi perde va in vacanza. Il pareggio premia comunque il Pescara per la migliore classifica. Il regolamento dei play-off poi prevede che anche il secondo turno sia in gara secca. Se il Pescara passerà il turno giocherà o in trasferta a Gubbio, in caso gli Umbri superino il Rimini, oppure in casa, ospitando la vincente di Juventus Next Gen Arezzo, se il Rimini dovesse vincere a Gubbio. In questo momento pensare a un Pescara protagonista nei play-off sembra una forzatura. Un Pescara che può puntare al massimo dovrebbe essere la normalità per il blasone del club nella terza serie, ma l'andamento di questa stagione indica che la squadra è inaffidabile. La gestione Cascione ha dato al gruppo maggiore compattezza, ma non sono mancate prove sbiadite come contro l'Entella o proprio brutte come contro l'Ancona. Gli ultimi due successi, quelli con Olbia e Fermana, sono stati netti ma ottenuti contro l'ultima e la penultima forza del girone, entrambe all'ultima spiaggia. A quello che accade in campo c'è da aggiungere la questione societaria. Non aiuta la squadra a performare il fatto di sapere che c'è un presidente che da anni lavora per una cessione che ancora non c'è stata e che fa scelte che sono condizionate dalla potenziale cessione. Ultimo caso, il contratto solo fino al 30 giugno per dare l'incarico al nuovo allenatore Cascione, e fu lo stesso con Zauri due anni fa. Senza contare il clima di contestazione del tifo organizzato verso il presidente Daniele Sebastiani, che si è inasprito negli ultimi tre mesi. Paradossalmente, in questo momento il vero playoff sembra essere più quello di trovare un acquirente serio prima di pianificare la nuova stagione, che quello sul campo, nel quale tra i tre gironi si intravedono tante altre squadre molto più pronte a competere, che arrivano meglio a questa fase per classifica e non solo. Di questa stagione restano impressi alcuni numeri davvero brutti. Tolte le prime sei giornate, il Pescara ha fatto 39 punti in 32 gare, media di 1,21, che è da salvezza ma non da playoff. 55 punti totalizzati, 10 di meno dell'anno scorso e di due anni fa.
41 punti di ritardo dalla prima della classe e soprattutto impressionano le ben 15 sconfitte. Basti dire che furono solo 11, pur in un girone di 18 squadre, nella stagione 2008-2009, quella della salvezza di Cava, la peggiore in Serie C negli ultimi 50 anni. Il Pescara retrocesse dalla C alla D nel 71. Tra le 28 squadre che faranno i playoff, solo Rimini e Catania hanno perso di più in campionato. L'ultima giornata di campionato ha regalato al Campobasso la promozione in Serie C. L'Aquila si ferma a Termoli e chiude al secondo posto, mentre l'Avezzano supera la San Benedettese e sale al terzo. In coda Matese, Vasto Girardi e Fano che retrocedono in eccellenza. Domenica ci saranno gli ultimi verdetti, ma ci racconta tutto Jacopo Forcella. Il campionato emette quasi tutti i suoi verdetti, con qualche altro ancora da scrivere, ma quella appena lasciata alle spalle per l'Aquila è stata la domenica più amara da vivere, perché lo 0-0 di Termoli e la vittoria del Campobasso a Chieti fanno scattare la festa molisana con un turno di anticipo. Dunque nessuna rimonta, l'aggancio fallito e il pari del Cannarsa una condanna per la squadra di Roberto Cappellacci, che aveva cullato il pensiero dell'impresa, specie dopo il 32esimo turno che l'aveva riportata da meno 4 a meno 2. Distanze ristabilite tre giorni fa, un primo tempo quello di Termoli che ha visto la vice capolista irretita forse nei primi minuti un po' troppo contratta e che ha costruito meno di un secondo tempo nel quale sulla testa di Lorenzo Del Pinto capita l'opportunità migliore quantomeno di rinviare la festa di un Campobasso già avanti all'Angelini. Non sarà così e i 300 e passa che dall'Aquila avevano raggiunto il Molise vivono un fine partita che si sarebbero volentieri risparmiati, ma come ammetteranno sia il capitano Brunetti che il direttore sportivo Perotti a fine partita, qualche punto l'Aquila lo aveva lasciato strada facendo e la rimonta aveva oggettivamente un coefficiente di difficoltà molto alto. Ora la gara interna contro il Notaresco per ringraziare la squadra e proiettarla verso una semifinale di cui però non si conosce l'avversario, perché negli ultimi 90 minuti della regular season Roma City e Vigor Senigallia si giocano il quinto posto, utile per la fase 2. Aritmeticamente anche Chieti ad Atletico Ascoli non sono tagliate fuori, ma servirebbero molti incastri poco probabili. I neroverdi di Pasquale Luiso hanno provato a sbarrare la strada al Campobasso e dopo un inizio molto sofferto sembravano aver preso bene le misure ai lupi prima del sigillo di Romero che ha sbloccato la partita e ha indirizzato il torneo verso l'11 di Pergolizzi. Il raddoppio di Di Nardo è stato anche il riscatto di un attaccante che solo 12 mesi fa a Vasto era incappato in una retrocessione tanto amara quanto impronosticabile. Per quanto riguarda la zona playoff, l'ultimo turno ha visto invertire il fattore campo tra Avezzano e San Benedettese, perché i biancoverdi, battendo il Fano, rispediscono i granati in eccellenza e l'1-1 tra San Benedettese e Roma City permette il sorpasso al terzo posto, che in questo momento farebbe disputare la semifinale al Dei Marsi e non a Riviera delle Palme. In basso invece col Matese vanno giù, come detto, il Fano e anche il Vasto Girardi. Lo fanno in maniera matematica perché anche un loro successo e l'eventuale sconfitta di Forse Impronese e Monterotondo a quota 41 non avrebbe colmato il gap per far disputare il play-out. Dunque l'unico spareggio sarà quello tra Riccione e Tivoli. Ad oggi sono i biancazzurri ad avere il fattore campo, i tre punti di differenza con i laziali permettono alla formazione di Utro di potersi accontentare anche del pareggio con l'Atletico Ascoli all'ultima giornata. Per l'inversione invece il Tivoli deve vincere in casa con la Forse Impronese e sperare nella sconfitta del Riccione. Il resto è tutto più o meno definito, con il Teramo e la Civitanovese che faranno parte del prossimo girone F dopo aver vinto i rispettivi raggruppamenti di eccellenza e con la Fermana retrocessa dalla Lega Pro e una tra Pesaro e Recanatese che rischia di fare la stessa fine dei canarini. Dopo la promozione in Serie D, nei prossimi giorni Città di Teramo inizierà a programmare il futuro e a cascata si valuteranno le riconferme dello staff tecnico e dirigenziale. Questo è il commento del direttore generale del Teramo, Antonio Paoluzzi, nel servizio di Ania Cantagalli. Direttore, la stagione si è chiusa con dei record che il Città di Teramo si è preso, dei record importanti di categoria che testimoniano ulteriormente la bontà della stagione appunto del Città di Teramo. Sicuramente è stata una stagione
Paolo, il direttore sportivo, l'ha dichiarata magica. Lo dico, posso andare un po' oltre, la dichiaro stratosferica, perché all'inizio non tutti si aspettavano che Teramo potesse avere questo ritmo. Noi ci credevamo e quindi dal 20 luglio, come ho detto già in diverse interviste, siamo stati un martello fino ad arrivare alla conclusione del campionato. C'è stata questa novità che è stata introdotta alla Lega Nazionale Dilettanti. Quest'altro anno di Under saranno un 2004, un 2005, un 2006, a differenza degli altri anni che, se fosse rimasta la vecchia regola, sarebbe stato un 2004, due 2005 e un 2006. In quest'anno invece c'è un 2005 di meno in campo e sicuramente ci saranno delle differenze che poche noteranno, le società sicuramente le noteranno, perché un ragionamento che spesso non si fa è quello che, riducendo gli under, è vero che molte società considerano gli under un peso, dice no perché è obbligatorio, per me gli under, se sono bravi, devono giocare a prescindere se siano 3, 4, 5, 6, non è un problema. Il fatto è che poi peserà sul budget delle squadre maggiormente, perché togliendo un under a cascata vengono meno anche altri under, perché tu non fai più una rosa da 3, da 6, 7 under o 8 come facevi prima, la fai da 5, da 6, quindi quei 2-3 under in meno che tu inserirai, inserirai 2-3 over in più e quindi sul budget delle società fanno un costo maggiore sicuramente. È plausibile immaginare che dalla prossima settimana inizieranno insomma gli incontri in società per valutare le riconferme. Lei ha già dato la disponibilità a restare ovviamente a Teramo come direttore generale. Sì, Presidente, la mia disponibilità ce l'ha, come la disponibilità di tante altre persone. È normale che adesso il Presidente giustamente deve fare prima un passaggio con la società, ci sarà una prima riunione tra il Presidente e i soci per stabilire quantomeno un budget e le prospettive del prossimo campionato. Dopodiché ci aspettiamo sia io che il Mister, che il Direttore Sportivo, quindi a cascata, una convocazione da parte della società anche per la spiegazione che dovremmo avere sui programmi della società stessa. Certo, la mia disponibilità è totale. Ci saranno tanti derby, c'è l'Aquila, c'è il Chieti, c'è l'Avezzano, c'è la San Benedettese, ci sono squadre che sono scese adesso dalla Serie C come la Fermana, altre che potrebbero arrivare purtroppo nel girone della Regione Marche, che potrebbe essere la Recanatese, non me lo auguro, però insomma ci sono piazze importanti, è risalita l'Isernia quest'anno giù in Molise, quindi sarà una sorta di, chiamiamola C2, come era la vecchia C2 strutturata precedentemente. Adesso diamo lettura di un avviso di servizio. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni europee amministrative fissate per l'8 e il 9 giugno 2024. A tal fine informa che nella propria sede di Silvi, strada statale Nord 26, al telefono 085 930 0020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. La persona eventualmente da contattare è Claudio Di Francesco, reperibile al numero, come dicevamo poc'anzi, 085 930 0020 oppure tramite mail a info@tv6.it. E prima di chiudere questa finestra informativa, purtroppo comunichiamo una brutta notizia che riguarda il mondo della televisione abruzzese. È venuto a mancare infatti questa mattina all'età di 75 anni Antonio Di Matteo, da tutti conosciuto come Tony, fotoreporter e operatore di ripresa di lungo corso che ha collaborato per anni anche con la nostra emittente sia per la realizzazione dei servizi della domenica calcistica che nelle riprese delle gare ciclistiche, a supporto per molte edizioni della nostra trasmissione di ciclismo Venò. Da parte della nostra redazione, proprietà, comparto tecnico e giornalistico, alla famiglia le più sincere condoglianze. Questa era l'ultima notizia per questa finestra informativa. Vi ricordo l'appuntamento con Offside condotto da Stefano Recanati questa sera alle 21, l'approfondimento dei campionati di Serie D. Vi ricordo anche l'indirizzo del nostro sito www.tv6.it e il prossimo appuntamento con la finestra informativa alle ore 23.